parte le persone, soprattutto nel retail, continueranno ad essere fondamentali. I vostri negozi senza le vostre persone, senza le persone felici di essere lì, non funzioneranno mai. Buon Marketing e Retail Summit a tutti. E lì costruisci una distintività che ti consente di avere un giudizio dei consumatori più importante e soprattutto un conto economico che ne tiene conto. Parte dalla volontà di fare un consiglio di giovani segreto quasi, che io mi confronto prima di confrontarmi al vero consiglio di amministrazione. Il vero segreto è innovare quello che facciamo. L'intelligenza artificiale richiede una competenza che va ben oltre dall'utilizzo di un algoritmo. Quello che io ritengo la marcia in più che ha avuto la Megamart ed è il rispetto delle persone, il rispetto del personale. La strada iniziale è quella dell'innamoramento e di conseguenza c'è un attaccamento all'azienda importante. Diciamo, la pioggia non è altro che acqua e quindi magari può valere la pena di aprirsi al cambiamento, di affrontarlo, magari insieme ad altri compagni di viaggio e scoprire che in fondo potremo anche imparare a ballare sotto la pioggia. Forse stiamo trovando una maniera italiana per diventare grandi senza perdere quella personalità e quel tratto tipico italiano che non vuole rinunciare alla propria identità a favore di entrare in realtà più grandi. L'area 3 e l'area 4 per noi rappresenta un'area predestinata al discount, inteso come un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Abbiamo il classico volantino cartaceo che abbiamo per prendere le offerte, oppure qualcosa che ci salviamo sul telefonino, la foto del prodotto, qual era l'offerta, la promozione, che dopo devo andare a comprare. Se diamo la scelta all'utente, forse la spesa non diventa più grande, ma diventa una spesa. Per noi, back to the basic significa parlare di ottimizzazione della gestione assortimentale. Per rendere attrattivo il mio negozio, io devo utilizzare il futuro e tutte quelle metodologie un po' più digital per riportare il negozio al centro. Il problema è che la conflittualità aumenta quando ci sono degli interessi contrapposti e il problema è che il rapporto nei confronti dell'industria di marca è un rapporto contrapposto. Dovremmo costringerci a operare in un mercato meno redditizio e quindi trovare una formula diversa, e questa formula non potrà che passare per un maggiore elevato livello di efficienza delle imprese. Una marca ha un portato di riconoscibilità e ha anche un'immagine che le consente di creare un legame con i propri clienti. Da un lato rendere accessibile a tutti la migliore offerta di prodotti e dall'altro continuare a costruire un gruppo all'avanguardia. L'Italia è l'Italia storicamente delle fratture, dell'Italia delle gelosie, delle invidie, sono quegli elementi che spesso frenano la nostra crescita. Recuperare efficienza nella filiera produttiva è un dovere morale, di attenzione alla comunità, ai cittadini, alle persone. Cerchiamo ovviamente di far sì che la customer experience del nostro cliente non si limiti solo all'offerta. Cioè la discontinuità che stiamo vivendo ci deve portare ad avere un atteggiamento di visione, di riflessione che è diverso di quello che abbiamo avuto fino a ieri. Il messaggio che voglio dare a voi è di non morire di esperienza, di continuare a cambiare. Noi l'abbiamo fatto in questi 60 anni.